Conferenza stampa dei carabinieri di Faenza nella sede del comando provinciale per comunicare l'arresto di un giovane 17enne rumeno accusato di aver violentato nella spiaggia del Bagno Ticoa a Marina di Ravenna durante la notte tra il 7 e l'8 maggio una 18enne. Secondo quanto ricostruito grazie al racconto della vittima, i due giovani a Marina di Ravenna assieme ad amici si erano incontrati casualmente in alcuni locali lungo la spiaggia. Una serata di inizio estate, come tante, tra divertimento e balli. Poi la ragazza ed un'amica sono scese in spiaggia e sono state raggiunte la 17enne da un altro ragazzo. L'amica della 18enne, assieme ad uno dei ragazzi, si è allontanata per fare una telefonata e il 17enne e la vittima sono rimasti da soli in spiaggia e lì la situazione è precipitata. La giovane ha raccontato ai militari di aver cercato di opporsi, ribellandosi alle avance del ragazzo, che invece di fermarsi l'ha denudata e ha abusato di lei. Dopo essere stata soccorsa dall'amica ed essersi ripresa dallo shock, la mattina seguente la ragazza ha raccontato l'accaduto ai familiari che l'hanno accompagnata in caserma per sporgere denuncia. Grazie alla descrizione fatta dalla ragazza e dai testimoni, il cerchio delle indagini si è ben presto stretto attorno ad un 17enne rumeno da pochi mesi in Italia e domiciliato nel territorio faentino a casa di alcuni parenti. Il giovane, dopo essere stato riconosciuto dalla vittima, ha dapprima negato di aver trascorso la serata del sabato sera nel Lido Ravennate, ma la sua versione dei fatti si è ben presto scontrata con alcune prove rinvenute nel suo cellulare. Aveva ripreso con il telefonino la ragazza mentre si rivestiva dopo lo stupro. Ora il 17enne è stato condotto nel carcere minorile di Bologna. Un'attività investigativa attivata nell'immediatezza che ha consentito di rintracciare il giovane grazie alle indicazioni dei testimoni che lo indicavano come già visto, perlomeno ecco, c'era una conoscenza di vista, insieme ad altri gruppi di connazionali che frequentano dei bar fra Faenza e Castel Bolognese. Infatti poi è partita l'attività di verifica, ci siamo visti uno a uno in base alla descrizione fornita dalla vittima, individuati i giovanissimi, perché si parlava comunque di ragazzi molto giovani, fotografati tutti e mostrato insomma l'album fotografico, il fascicolo, nel giro di poche ore alla vittima e ai testimoni c'è stato un riconoscimento certo. E trattandosi tra l'altro di un giovane che non ha un domicilio fisso perché è appoggiato presso dei parenti nel Faentino, si è configurato anche il rischio, ecco, che si potesse dare alla fuga. Allora a quel punto, informato subito il magistrato, il dottor Lazzarini, della Procura dei Minori, è stato associato in primo tempo presso il centro di prima accoglienza, dove è avvenuta poi la convalida e quindi tradotto presso l'istituto penale. Questo è un corollario per la fase di convalida, che insomma, lui, proprio perché non parla perfettamente la lingua italiana, si è difeso anche con noi in questi termini, dicendo che non aveva percepito, ecco, il rifiuto proprio perché non comprende la lingua italiana. Ecco perché il GIP non ci è andato, insomma, molto per il sottile, lo ha associato, perché una versione, ecco, rispetto a, come diceva il comandante, alla protesta ferma da parte della ragazza che si è ribellata in tutti i modi, dire che non si è capito, insomma, non ha reso molto l'idea. Poi c'è un dettaglio investigativo molto importante. Il giovane, quando è stato fermato dai carabinieri, si è subito discolpato dichiarandosi estraneo ai fatti e come alibi suo ha detto che si trovava presso dei locali da ballo nel Faentino, quindi ha tenuto coperta fino all'ultimo la sua presenza a Marina di Ravenna. In fase di perquisizione, andando a scandagliare il suo telefonino, una prova schiacciante e determinante è risultata un video che riprendeva il tratto di spiaggia dove è avvenuta la violenza, un breve video che riguardava la fase di vestizione della vittima aiutata dall'amica che finalmente è riuscita ad avvicinarla. Davanti a quel video, naturalmente, lui si è ghiacciato, si è chiuso, diciamo, in una sorta di silenzio e a quel punto c'erano tutti gli estremi, ecco, anche per dare piena attendibilità a quanto denunciato dalla vittima e testimoniato dalla vittima.